Buongiorno a tutti, noi ci vediamo, ci siamo visti già dalle aziende della San Milton quando siete venuti, ricordate siete venuti a vedere un diverso all'olio. Ecco, oggi ci ritroviamo invece da voi in scuola, nella vostra scuola, dove abbiamo portato delle persone esperte di alimentazione, cioè delle persone che vi spiegano i cibi, come mangiarli, quali cibi conviene mangiare. Altri vi spiegheranno successivamente quando andate a fare la spesa, come vi ho detto l'altra volta, che tipo di spesa dovete fare. E tutto questo a voi è importante che voi lo ascoltiate con la massima attenzione, perché tutto quello che voi vi diranno, per esempio, la dottoressa Mamone, la dottoressa che salutiamo tutti quanti e che ringraziamo per averci dato la sua disponibilità ad insegnarci a noi queste cose. Ecco, tutto quello che vi spiegano, poi dobbiamo metterlo su questi qua, queste borsette del dottorato, non sono dei regalini che dobbiamo fare, sono degli strumenti di lavoro. Vi serviranno per prendere gli appunti, per fare i disegnini, vi serviranno per elaborare tutto quello che vi viene detto, insieme alle vostre maestre, insieme con i giovani, alle vostre nonne pure. Perché alla fine dobbiamo tutti chiudere questo progetto con elaborare le ricette, ogni classe di scuola elaborare una ricetta, qualcosa con i prodotti tipici e antichi della nostra tradizione. Perciò ci sarà bisogno delle maestre, ci sarà bisogno delle vostre mamme, delle vostre nonne. Alla fine questo è un lavoro bellissimo, che teniamo fuori un menù dei prodotti tipici della Sila Greca. La Sila Greca, sapete, è il territorio dei nostri comuni a sud di Rossano. Perciò in questo territorio ci sono delle usanze antiche, ci sono dei prodotti tipici da valorizzare. Dobbiamo stare attenti a quello, state attenti a quello che vi verrà detto, perché sono gli spunti che vi verranno dati, sono gli spunti che vi verranno dati per poi proseguire avanti con questa ricerca che durerà parecchio, perché poi andremo successivamente, dopo lezioni, porteremo in un'altra azienda, le porteremo, avremo un'altra filiera. La filiera, sapete che c'è la filiera? È la trasformazione del prodotto dal campo alla tavola, con tutte le fasi di lavorazione. Perciò, quello che voglio dirvi, state attenti a quello che vi danno la dottoressa Mamone, successivamente verrà la professoressa Esther, vi diranno le cosine importanti, voi segnate, prendete gli appunti, ricordate, e poi insieme alle maestre elaborerete tutto il lavoro. Io mi fermo qui, ringrazio ancora le maestre per l'aiuto che ci danno, buon lavoro, ci rivedremo quando andiamo a fare l'escursione tutti insieme. Siamo noi che ringraziamo. Oggi vi parlerò di alimentazione. Allora, vi siete mai chiesti perché mangiate? Per quale motivo si mangia? Perché mangiamo? Per nutrirci. E quindi che fai con il quando? Quando mangi, quando consumi, introduci nel tuo organismo la pasta, la carne, ti nutri. Ma quegli alimenti che ti servono per studiare, secondo te? Sì? Per correre? No. Quindi no? Voi pensate che gli alimenti non servano per correre? Sì, servono anche per cuore, per pensare, e per adirarci, secondo voi? Non servono? Sì, serve anche gli alimenti, servono i nutrienti che sono contenuti negli alimenti, servono per studiare, per correre, per ridere, per scherzare, servono perché senza nutrimento non abbiamo la forza per fare niente. Allora, che cos'è che dobbiamo introdurre nel nostro organismo? Le proteine, i carboidrati che sono gli zuccheri, i grassi, le vitamine, i sali minerali e l'acqua. L'acqua è la sostanza che dobbiamo prendere in maggiore quantità rispetto agli altri. Dimmi. Perché l'acqua serve molto al corpo. Certo, noi siamo la maggior parte del nostro corpo, è formata di acqua. E dimmi.
potete farle dopo le domande. Sì, così dopo. Allora, noi siamo per la maggior parte formati di acqua, quindi abbiamo bisogno di assumere acqua. Ora vediamo le altre diapositive. Allora, l'acqua ha una funzione regolatrice e idratante. Allora, voi bevete acqua solo, secondo voi l'acqua è contenuta solo nell'acqua di rubinetto? Oppure troviamo l'acqua anche in altri alimenti? Dove? Dov'è che troviamo acqua? Negli alimenti, per esempio nella frutta c'è l'acqua? No. C'è acqua nella frutta? Nella verdura c'è l'acqua? Sì. C'è acqua nella verdura, quindi quando la mamma ti fa un bel succo d'arancia, una bella spremuta, ti dà anche dell'acqua, solo che è acqua con tanti sali minerali, vitamine, quindi è acqua più tante altre sostanze. Allora, a che serve l'acqua? L'acqua serve nel nostro organismo a trasportare le sostanze e a portarle alle nostre cellule. L'acqua serve per noi, serve per svolgere tutte le funzioni, la maggior parte delle nostre trasformazioni chimiche che avvengono nel nostro organismo sono dovute all'acqua. Quindi l'acqua è importantissima. E voi dovreste bere un litro, quasi più di un litro al giorno. Quindi dovreste sapere che durante il giorno dovete assolutamente prendere come un litro di acqua, perché serve per le vostre necessità, quindi per correre, studiare, per fare tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Vai avanti un pochettino. E poi abbiamo i carboidrati e i grassi. Cosa sono i carboidrati? I carboidrati sono degli zuccheri. Gli zuccheri sono come delle palline di una collana. Avete mai immaginato una collana di pelle? Sì. La immaginate? Allora immaginate che le palline di questa collana siano degli zuccheri. Questi zuccheri sono tenuti insieme e sono ottenuti da un legame di energia. Quando noi mangiamo per esempio la pasta, no? Nella pasta noi abbiamo una sostanza che si chiama amido. Quando noi introduciamo questa sostanza, introduciamo nel nostro organismo, questa sostanza che è formata da tante palline di zucchero, che fa? Si rompe e libera energia. Energia che serve per svolgere tutte le nostre attività, quindi correre, scherzare e così via. Quindi quando mangiamo la pasta, noi mangiamo un componente, introduciamo nel nostro organismo una sostanza che si chiama amido. E questo amido, quando si spezza, questa molecola così grossa, quando si spezza nel nostro organismo, libera energia. Ma l'energia viene anche data dai grassi. Quindi i grassi che sono come i grassi, dove li troviamo i grassi? Nelle patatine fritte. Quelli sono grassi, sono brutti. Nella carne, nel latte, nell'olio, no? Nell'olio e nel formaggio, lì troviamo i grassi. E questi grassi ci danno energia. Quindi sono il carburante, come il carburante della nostra macchina. Poi abbiamo un altro nutriente che si chiama proteine. Le proteine hanno una funzione plastica, come questo. Che vuol dire funzione plastica? Vedete, le proteine servono come, perché formano, danno la struttura alle nostre cellule, al nostro corpo. Noi siamo formati di proteine,
siamo pieni di proteine. E sono, e hanno una funzione plastica, perché vedete, questo è come se fossero le mattonelle del nostro corpo. Quindi, ed è questo perché, pensate che le proteine sono, li troviamo solo nei capelli, nei muscoli, perché il punto delle nostre cellule ci sono proteine, quindi queste proteine sono importantissime perché servono a costruire, a mantenere e a rinnovare tutti i tessuti dell'organismo. Abbiamo un altro nutriente che si chiama fibra. Le fibre, sapete dove sono contenute? Sono contenute nella verdura, nei cibi integrali, nella frutta, nei legumi. E sapete che cosa servono le fibre? Servono a rendere le feci più morbide. E poi le fibre che cosa fanno? Attraggono e mandano via tutte le sostanze che ci fanno male. Quindi quando noi prendiamo le fibre contenute, quindi dove? Nella frutta, negli ortaggi, nei legumi, che cosa succede? Ci fanno bene, però non bisogna mai esagerare. Sapete che tutte le cose vanno prese in maniera equilibrata. Non dobbiamo, per esempio, eccedere nemmeno nell'acqua, non dobbiamo bere nemmeno troppa acqua, non dobbiamo nemmeno, non dobbiamo mai prendere, non dobbiamo mai prendere, consumare troppa pasta, consumare troppa carne, perché altrimenti il nostro organismo, nel nostro organismo non vanno altri nutrienti e quindi soffre. È chiaro? Andiamo ad un'altra, vedete, ci sono altri nutrienti, altre sostanze che si chiamano vitamine e sali minerali. Dove sono contenute? Sono contenute nella frutta, nella verdura. E vedete, sono come, servono come, sono importantissime queste sostanze, sapete perché? Perché vanno a garantire il funzionamento del nostro corpo. Tutte le reazioni chimiche che avvengono nel nostro organismo avvengono grazie a queste vitamine e sali minerali. Quindi, se per esempio mangiamo un panino, il panino ha bisogno di vitamine e sali minerali. Se per esempio mangiamo la pasta, qualsiasi cosa, hanno bisogno, cioè tutto il nostro organismo deve avere tutti i nutrienti, tutte queste sostanze, però in maniera equilibrata. E questi dove si trovano? Quindi l'abbiamo detto, nella frutta, nella verdura, e li troviamo perché ogni frutto e ogni tipo di verdura ha un tipo di minerale e un tipo di vitamina. Ecco quindi che quando noi mangiamo dobbiamo apportare tutti, dobbiamo cambiare, dobbiamo fare un'alimentazione varia. Perché un'alimentazione varia? Perché così con la mela apportiamo un tipo di vitamina, con l'arancia un'altra. Così il nostro organismo ogni volta che mangiamo prende, assume tutti i nutrienti che servono, tutti quei nutrienti che servono per far svolgere le nostre cellule il loro lavoro. Allora, i 5 gruppi di alimenti quali sono? I cereali, sapete quali sono i cereali? Chi sono i cereali? Orzo, poi quali sono? Farro, frumento, dove sono contenuti? Nella pane, nel pane, nella pasta, nel riso. E secondo voi, ragazzi, nei cereali? Allora, i cereali perché sono importanti? Perché contengono carboidrati e contengono le fibre pure, no? Vi ricordate le fibre a che servono? Servono per far star bene il nostro intestino. E non solo i cereali, ma contengono anche i sali minerali e le vitamine. La frutta e gli ortaggi, abbiamo detto prima, che cosa c'è nella frutta e negli ortaggi? Ci sono? Le
vitamine e i sali minerali. Nel latte invece che ci sono i grassi, ma ci sono anche le proteine, ci sono anche le vitamine, ci sono anche i minerali, il calcio per esempio. La carne, il pesce e le uova sono formati innanzitutto da proteine, cioè quelle che hanno le mattonelle del nostro corpo. I grassi, questo gruppo, appartengono che cosa? Il burro, l'olio. Chi è che mi dice qualche grassi dove si trovano pure? Allora, nell'olio, poi? Nella panna. Nella panna. Nella panna, brava. Nell'olio di semi. Però, ascoltate, allora, secondo voi, i grassi fanno bene o fanno male? Fanno male. I grassi fanno bene, però non bisogna eccedere nel consumo. Sapete perché? I grassi servono al nostro organismo perché sciolgono delle vitamine. Ci sono delle vitamine che vengono trasportate solo con i grassi. Quindi è importante questo. Inoltre poi sintetizzano degli ormoni, sono importanti. Però se eccediamo nel consumo di grassi, diventiamo grassi grassi noi e allo stesso tempo facciamo male al nostro organismo. Perché? Perché i grassi intasano le nostre arterie, no? Le arterie, quelle che portano il sangue a tutti i nostri tessuti. Quindi se vengono intasate, poi non ragioniamo più, poi abbiamo problemi al cuore. E allora dobbiamo evitare di esagerare nel consumo dei grassi. I grassi fanno bene, non vanno tolti dall'alimentazione, ma non dobbiamo esagerare. Andiamo avanti? No. Allora, ora arriviamo al gioco. Al gioco. Gli esperti dell'alimentazione hanno detto come facciamo ad aiutare i bambini e gli adulti? Come facciamo a fargli capire che cos'è che va mangiato in maggiore quantità e quale alimento invece va mangiato in minore quantità? Allora, hanno costruito una piramide che si chiama piramide alimentare. Questa piramide è stata divisa in piani, no? Immaginate, ora ve la faccio vedere un'altra che ho costruito io, però vedete, già da questa piramide si vedono tanti piani. Vediamo cosa mettiamo, che cosa andiamo a mettere in ogni piano. Allora, non è una piramide ma è un triangolo. E vedete, ci sono vari alimenti fuori da questo triangolo. Ora, vediamo un pochettino chi possiamo chiamare. Vieni. Allora, dopo tu ora vieni, tranne questo perché non ci sono le figure che ho detto, dobbiamo attaccare con le punisse quello, gli alimenti che dobbiamo ridurre qui sopra, su questi piani della piramide, va bene? Tu mi aiuti? Va bene. Allora, mettiti qui e incomincia. Allora, vediamo un pochettino. Secondo voi, che cos'è che dobbiamo prendere ogni giorno e ad ogni occasione e più volte al giorno? Il latte, i cereali e la frutta. Ma c'è qualcosa che dobbiamo bere? L'acqua. L'acqua. Allora, no, l'acqua non c'è, l'unica cosa che non c'è. Allora, dopo vedremo la piramide completata. Allora, questa anche il succo d'arancia, come qualcuno ha detto, o bibite non gassate, o bibite non zuccherate. Quindi diciamo che noi dobbiamo bere acqua durante il giorno. È chiaro, quando il nostro organismo ce lo chiede, noi ce ne accorgiamo quando abbiamo bisogno di bere e dobbiamo bere. Quando il nostro organismo ce lo chiede, dobbiamo bere.
Poi vediamo qui, ecco, ora devi aiutarmi, devi cercare qualcosa. Almeno 5 volte al giorno. Che cos'è che possiamo mangiare 5 volte al giorno? La frutta e la verdura. E c'è qualcuno che mangia 5 volte al giorno la frutta? No. Tutti quanti? E che, allora, vediamo. Allora, ma voi preferite sempre lo stesso frutto o cambiate? Cambiate. Perché? Perché dovete cambiare? Perché ogni frutto ha minerali, vitamine diverse dall'altro, giusto? Allora, ora questo giovanotto che si chiama Pierpaolo. Allora, Pierpaolo, scegli tutta la frutta e la verdura che trovi lì dentro e che dobbiamo attaccare qui. Vediamo un po', subito però, Allora, vedi? Benissimo. Allora, poi questo. Ok, e poi trovi qualche altra cosa? E basta, ci sono altri? Ok, benissimo. Allora, nel frattempo io continuo e lui attacca con la polizia. Ha bisogno di aiuto oppure qualcosa? Allora, vediamo ancora, andiamo al terzo gradino di questa piramide. Ad ogni pasto, ossia 3 volte al giorno, cosa possiamo mangiare? Possiamo mangiare la pasta. La pasta, poi? Poi possiamo mangiare la Nutella. La Nutella no. Allora, la pasta 3 volte al giorno, per esempio. Per esempio pure allora, la frutta l'abbiamo messa qua. Allora, immaginate che poi vedete la piramide complicata. Allora, 5 volte al giorno, noi qua che cosa mettiamo? L'acqua, vero? Quindi l'acqua è quella che dobbiamo prendere in maggiore quantità e rispetto agli altri. Poi qui che cosa abbiamo detto? Abbiamo messo che cosa? Tutto ciò che è verdura ed è frutta, tutta colorata, va bene? Poi qui che cosa andiamo a introdurre, ragazzi? Non vi distraete. Allora, qua invece cosa mettiamo? La pasta, poi i cereali. Allora, la pasta. Il latte. No, il latte no, il latte non è un cereale. La carne. Allora, no? Allora, vediamo proprio quali sono i cereali. Pasta, riso, poi che ci possiamo mettere? Il pane, vero? Sì. E il pane voi preferite? Lo prendete qualche volta? Lo mangiate il pane, quello integrale? Sì. Mangiatelo. No, anche chi non ha dieta, non esagerare, perché bisogna mangiare di tutto e di più. Non di tutto, ma non di più. Allora, ad ogni pasto sia 3 volte al giorno, quindi prendiamo il pane integrale, prendiamo che cosa? I legumi anche, il riso, perché? Perché contengono amido, quindi che contengono gli zuccheri che ci forniscono che cosa? Energia. Quindi qui noi dobbiamo, e infatti ci avete fatto caso, se noi consumiamo a pranzo la pasta, è vero? Riusciamo a stare anche fino alla sera senza mangiare niente? Sì! Perché nella pasta c'è l'amido che ci fornisce piano piano durante il giorno l'energia necessaria. Allora, vediamo poi qui. Allora, qui è fatto. Ce la fai, non riesce. Vabbè, ma no. Lo facciamo solo così. Ecco. Mo, no, lascia. Ora qui. Ad ogni pasto 3 volte al giorno dobbiamo mettere la pasta e il riso, trovane solo due e basta. Allora, alternati durante la settimana, che cos'è che mettiamo qua che dobbiamo alternare, mai mangiare sempre la stessa cosa? La pasta.
La pasta l'abbiamo già vista. Guarda che cosa ci mettiamo. Allora, ripetiamo. Guarda, acqua. Qui 5 volte al giorno abbiamo detto la frutta e la verdura. Qui abbiamo detto la pasta, il riso, il pane. Ossia 3 volte al giorno. Poi invece durante la settimana dobbiamo alternare. Che cos'è che possiamo alternare? La carne, il pesce, le uova, no? Poi c'è, ecco, per esempio, quando bisogna cercare, allora, quando mangiate mattina, non mangiate per esempio la mattina la carne, la sera la carne e poi il giorno dopo la carne, cercate di magari di dire alla mamma, mamma ti aiuto io, facciamo una verdura, facciamo un... Ecco, aiutatela la mamma, aiutatela a cucinare, sia, io lo dico sia ai maschietti che alle femminucce, perché così la mamma riesce anche a fare qualcosa di diverso se l'aiutate. Vero? E allora che cosa fa? Qua alterniamo e premettiamo quindi che cosa? La carne durante la settimana, poi quindi un giorno la carne, un giorno il pesce, un giorno le uova, cerchiamo di alternare. Poi vediamo cosa ci mettiamo invece, i grassi. Allora, dov'è? Che cos'è che vedete che contiene grassi? Allora, le patatine, se sono bollite, allora avete pure ragione. Però, se non sono bollite, preferibile una volta ogni tanto. Allora, ascoltate un attimo. Qui, ragazzi, giornalmente, con moderazione va preso il formaggio, la mozzarella, il latte anche se però comunque durante nemmeno il latte va esagerato, cioè, dobbiamo bere il latte però mai in maniera esagerata. Il problema è l'abbinamento con gli altri alimenti. Se prendiamo il latte, poi prendiamo il formaggio, poi prendiamo la carne, il nostro organismo diventa pieno pieno di proteine. Invece noi dobbiamo prendere il latte e magari con un'altra, con i cereali. Quindi dobbiamo, sono gli abbinamenti. Quando mangiamo, ragazzi? No, ragazzi, dovete stare attenti agli abbinamenti. Non dovete, il nostro organismo non deve... nel nostro organismo non devono entrare troppi carboidrati, troppi grassi, troppe proteine. Allora, bravissimo, ora qua mettici la carne, il pesce, vedi se no. Allora, vediamo ora l'ultimo gradino. Che cosa andate a mettere nell'ultimo gradino? Vuol dire che una volta alla settimana, senza mai esagerare, che cos'è che mettiamo? Che ci manca? Che ci metti tu l'ultimo gradino di questo, di questa piramide? Le proteine le abbiamo messe qua, guardate. Le proteine sono qui, che mettiamo. Le caramelle, poi le patatine, i dolci, la Nutella, la Coca-Cola. Io vi faccio una domanda. Allora, vediamo un pochettino, vediamo altri, quindi qua che cosa vediamo, aiutiamo il vostro compagno. Qua che mettiamo? La carne. Allora, tu che sono un po' di carne, anche questo, per esempio, e metti qua. Poi, vediamo un po'. Bravo. E qui
quando prendete, fate l'insalata, mettete tanto olio. No. Quindi l'olio fa bene o fa male? Fa male. Quando si prende il eccesso, altrimenti va bene. Perché l'olio, anzi, è un alimento buonissimo, però non dobbiamo esagerare. Allora, quindi vediamo ora l'olio, quindi lo mettiamo dove? Qui, perché mettiamo il fuoco. E la torta dove la mettiamo? Ai dolcini. Dove la mettiamo la torta? E quindi dove? Che? Poco di lato. Ecco, bravi, di lato. Ecco qua. Abbiamo fatto la, abbiamo costruito la, grazie. Abbiamo costruito, ora facciamo un quiz e vediamo un pochettino se... gli alimenti che non devono essere consumati ogni giorno. Allora, andiamo in esclusione. Questo lo consumate ogni giorno? Sì. Questo? No. Questo? No. Questo? Sì. Questo? Sì. Le carote sono buonissime. Le uova? No. L'acqua? Sì. Le patatine? No. Il pane? Sì. Senza esagerare. Qua ci sono i salumi? No. Qua la frutta? Sì. Quindi la frutta e il latte va bevuto, ma senza esagerare e sapendo abbinare con gli alimenti. Andiamo ora, facciamo un altro. Allora, chi è che sa giocare ancora? Chi è che gioca alle bambole? Bravissime. Allora, facciamo finta che oggi la signorina ha preparato per la sua bambola la pasta ripiena. Allora, questa pasta ripiena, come dice? Allora, Eleonora, che cosa hai messo nella pasta ripiena? La pasta, la lasagna, no? Poi, allora, la pasta, che contiene che cosa? Contiene amido. Che cosa contiene la pasta? Amido. A che serve l'amido? Per darci? Forza. Okay. Poi che ci mettiamo? Quindi abbiamo messo l'amido. Poi? L'acqua. L'acqua ce l'abbiamo. Poi dopo? Le polpettine. Vero? Fai le polpettine. Sì. Alla bambolina, sennò poi... Allora, quindi hai fatto le polpettine. Nelle polpettine che cosa ci sta? C'è formaggio, quindi ci sono i grassi. Quindi hai messo anche i grassi. Poi che cosa hai messo? La carne, gli altri grassi, le proteine, perché la carne contiene proteine, quindi le uova, perché quindi contengono che cosa? Le uova contengono le proteine. Quindi avete dato alla vostra bambolina sia i carboidrati che i grassi, è vero? E che dovete dare ancora alla bambolina per farla stare bene? L'acqua. E poi? La frutta. Allora, secondo voi, tra questi alimenti, voi avete dato alla vostra bambolina la pasta ripiena. Aggiungete il panino con la burro? No!
vado su. Siamo su quasi 40. Allora, facciamo un altro abbinamento e poi finiamo. Allora, questa è verdura. Questa è carne con le patatine. Allora, prendiamo il piatto, sembra la bambolina. E ora vediamo. Allora, alla bambolina. La signorina si chiama Francesca. Allora, la signorina Francesca, la mamma Francesca, ha cucinato per la sua bambolina la carne che contiene grassi, e ci sono anche il cervello e altri minerali. Poi le fa che contiene che cosa? Il grasso. C'è il grasso perché ci stanno, c'è l'olio, noi cuciniamo le patatine con l'olio e quindi accorgiamo il grasso. Ma che cosa c'è nelle patatine come la pasta? L'amido. E che serve l'amido? Per darci energia. Quindi, che cos'è che manca alla bambolina? Cos'è che dobbiamo dare anche? Le proteine sono contenute nella carne, quindi abbiamo dato proteine e grassi. Ora che manca? Cos'è che dobbiamo dare ancora? L'acqua, poi la fuscia e la verdura. È chiaro? Che cos'è che ci siamo dimenticati di dire? Quando mangiamo dobbiamo svolgere attività fisica. Ma attività fisica, secondo voi, vuol dire solo andare in palestra? No! E che vuol dire, secondo voi, fare? Solo fare sport? No! Secondo voi, fate attività fisica se prendete l'ascensore? No! E se salite le scale? Sì! E se invece la mamma vi chiede, senti, figliolo, figliola, mi vai a prendere il bicchiere d'acqua e voi dite di no, che fate? Fate attività fisica? No! Quindi, allora, la prossima volta, quando qualche vostro genitore mi chiedono di aiutarvi, voi che fate? Vi aiutate? Sì! Perché fate anche attività fisica. Quindi, sì. Se per esempio vi chiedono di andare a prendere un oggetto, voi pensate, io aiuto la mamma e allo stesso tempo che faccio? Faccio anche un po' di attività. Quindi il mio organismo sta meglio. Allora io faccio delle domande in conclusione che me ne fate. Allora, bisogna mangiare tutto? No! Bisogna mangiare tutto, però in maniera equilibrata. E quali sono i nutrienti che dobbiamo apportare? Allora, incominciamo dal nutriente che dobbiamo portare in maniera equilibrata. Allora, prima di tutto l'acqua, poi la frutta, poi la verdura, poi la pasta, perché abbiamo detto la pasta, il pane, tutto ciò che contiene amido serve per dare energia, i carboidrati, i famosi carboidrati. Poi dopo la carne ogni giorno? No! Quindi dobbiamo alternare un giorno la carne, un giorno il pesce, un giorno le uova. Poi i formaggi, sempre tantità di formaggi. No! Quindi il formaggio sì, e tutto dobbiamo mangiare, però in maniera non eccessiva. E una volta alla settimana ci possiamo concedere un po' di tosta, un po' di zuccheri. Sì! Zuccheri comunque vanno sessi anche durante il giorno, sì, con zucchero vanno con il latte. Però non vi dovete abituare di brioscine o di patatine, perché le patatine sì che le fanno male. Se tu poi le mangi, poi formi, usi come energia. Che cosa? Però se esageri tanto e ti muovi poco, poi si accumula e diventi grasso. E poi stiamo male in salute. Lo sapete che per esempio un'altra, dico queste
si fanno le patatine a casa, non deve mai fumare l'olio, perché se fuma, se vedete il fumo dall'olio, vuol dire che forma una sostanza che si chiama cloveno, una sostanza bruttissima. E quindi l'olio, quando la mamma cucina, non la disperde mai, perché altrimenti l'olio fuma. E quindi quando fuma non è positivo. Non deve mai fumare l'olio, quindi dobbiamo friggere con l'olio extravergine, quindi d'oliva, però senza mai esagerare. Io ho visto che è arrivata l'altra professoressa, l'altra paese, e quindi mi